Ci sono poche sedie e molte persone, il che è un fatto secondo me positivo, perché è una giornata importante per la vita della città. Allora, dopo una meditazione importante che abbiamo messo in atto, non solo io personalmente, perché chiaramente questa è una squadra democratica, ci siamo consultati tanto, io ho dovuto riflettere, quindi quello che esporrò adesso è una responsabilità individuale, nel senso che io ho dovuto scegliere. Quindi se ho scelto bene vuol dire che è merito di tutti, se c'è qualche errore me ne assumo la responsabilità personale. Credo che nella vita di un'amministrazione sia importante sottoporsi sempre al vaglio critico del consolidamento delle azioni positive, ma anche del miglioramento. Io ho sempre detto che in questi anni abbiamo fatto cose importanti, abbiamo migliorato la città, l'abbiamo migliorata materialmente, ma soprattutto credo che questa città è cresciuta dentro al corpo di ognuno di noi. Però c'è tanto ancora da fare, in modo da dimostrare anche che, come sentivo ieri l'opposizione in Consiglio Comunale, che diceva questa amministrazione ha quasi solo dei meriti, qualche piccolo merito, non è merito del sindaco ma è della fortuna. Quindi noi ci auguriamo che per i prossimi 4 anni quello che adesso non siamo riusciti a fare non sarà merito del sindaco, ovviamente, che non avrà mai nessun merito, ma merito delle altre persone che insieme a noi ci accompagneranno per consolidare risultati importanti e migliorarne ancora. Io ci tengo innanzitutto a sottolineare un aspetto. Questa volta non c'è nessun giudizio di disvalore amministrativo e politico nei confronti dell'assessore Palma e l'assessore Villani, che non faranno più parte da oggi della giunta dell'amministrazione dei Magistris. Lo si è visto anche ieri. Scusateci, ma voglio ritornare sulla pagina di ieri, una pagina che ha dimostrato che questa non è un'alleanza politica, ancor prima è una squadra fatta di donne e uomini che hanno consolidato rapporti umani. Ieri penso che il discorso di Salvatore Palma e come è stato accolto in consiglio, e voglio ringraziare anche l'opposizione che ha avuto un atteggiamento davvero che fa onore all'opposizione di questa città, è stato accolto davvero con un applauso sincero. E soprattutto so quanto Salvatore e Daniela, dico Salvatore prima perché è stato per 5 anni, Daniela lo è stato in un anno e ha fatto cose, anzi meno di un anno, importantissime, ma è un rapporto umano, di legami amicali, di stare insieme nei momenti difficili e condividere le gioie. Non so in quante altre parti, in quante altre amministrazioni, in quanti altri governi del paese a qualsiasi titolo ci sta questo rapporto emozionale, che poi è quello che ti consente di raggiungere risultati difficili, risultati importanti anche in momenti difficili. Quindi noi in questo passaggio abbiamo voluto provare a non creare un allentamento, un peggioramento dell'azione amministrativa, quindi individuare dei profili e delle aree di persone che ci potessero anche, almeno ci proviamo, far fare un ulteriore miglioramento e anche quindi un salto di qualità, ma anche tener conto che accanto all'azione amministrativa in questi 5 anni e mezzo, quasi 6 anni, è cresciuto un progetto politico. Progetto politico fatto di donne, uomini, movimenti, associazioni, partiti, aree che, e questo lo trovo un fatto molto positivo, scalpitano per poter dare una mano sempre maggiore alla città e aggiungo anche se sono enti diversi, alla città metropolitana. Si deve condividere un progetto politico, l'ho sempre detto e mi spiace quando anche in alcuni momenti di amarezze comprensibili che ci sono ogni giorno, perché ognuno di noi vive gioie, momenti politici interessanti, amarezze, ma mai legare l'amarezza alla poltrona, perché questo diventa secondo me un non credere nel progetto politico fino in fondo. Quindi credo che da questo punto di vista noi stiamo assumendo una posizione di coerenza in questi anni, anche le scelte che sto facendo stamattina, adesso le illustrerò, non sono una virata a sinistra del sindaco. Guardate, in questi anni ho dimostrato di avere posizioni radicali, radicali nella volontà di cambiamento, radicali nella rottura del sistema,
ma sempre con un profilo istituzionale che ormai ci riconoscono tutti, anche negli ultimi giorni, il dialogo col governo, il tentativo di riannodare un rapporto col Presidente della Regione. Quindi da questo punto di vista anche le scelte che farò la settimana prossima sui profili delle società partecipate dimostreranno che noi non ci stiamo restringendo, ci stiamo allargando sul, tra virgolette, sul piano politico, nel senso far convergere sempre più persone, sempre più realtà nella guida della città. Ed ecco perché io mi auguro che anche la ferita politica che c'è stata in questa settimana con Davide Lebbro e Vincenzo Solombrino e l'area che loro rappresentino possa rientrare, perché non trova alcuna giustificazione, perché con chi ha condiviso fino a noi alla sera prima un progetto, non certo di notte il sindaco ha potuto fare una virata estremistica, che se farei una virata estremistica di notte sarebbe una virata che è difficilmente raccontabile alla città. Quindi io mi auguro che possa rientrare questa sofferenza politica. Per il resto, con l'operazione di oggi noi abbiamo voluto fare questo tipo di ragionamento, innanzitutto in passare a una fase di maggiore incisività politica su alcune materie. Noi riteniamo che una delle sfide per i prossimi anni sia il bilancio, dove Salvatore Palma ha fatto un lavoro enorme, l'abbiamo detto ieri e non lo ripeto, un lavoro tecnico, un lavoro politico. Oggi però io mi sento più sicuro, perché Palma insieme a noi ha fatto un ottimo lavoro, ma perché abbiamo un'articolazione amministrativa che è molto più forte rispetto a quella di 4 anni fa, in particolare in tutta la filiera del bilancio, della finanza, dei tributi e della ragioneria. Quindi abbiamo bisogno anche di un bilancio politico, altrimenti noi non potremmo andare avanti solo con numeri e numeretti, con poste in bilancio. Quindi ecco perché ho chiesto a una persona che in questi anni tra l'altro ha dimostrato di come da un momento di difficoltà puoi coglierne un'opportunità. 4 anni fa Enrico Panini stava per uscire dalla Giunta dei Magistris, perché in uno dei cambiamenti che stiamo facendo una delle opzioni era quella di sostituire Enrico. Poi decidemmo in una notte e decisi di non rinunciare alla sua professionalità, e devo dire Enrico ha fatto un lavoro enorme, ha dimostrato di diventare napoletano, cito lui perché non è un napoletano, quindi ha dimostrato di essersi inserito molto bene e di avere le qualità per sostituire Salvatore Palma, ovviamente non quelle tecniche difficilmente colmabili, ma sicuramente quelle politiche, quelle amministrative, quelle giuridiche. Salvio ha la competenza di un commercialista, quindi sicuramente ha da insegnare a tutti noi, a cominciare dal sindaco, ma Enrico Panini è una persona che ha nella vita dimostrato di avere una competenza nelle materie del bilancio, ma soprattutto per la sua esperienza che ha messo in campo in questi anni sulle tematiche del lavoro, delle crisi e delle attività produttive e anche delle relazioni umane e sindacali. Io credo che tu possa essere una persona idonea a accettare una sfida così complessa e così complicata. Poi ho voluto, prima di parlare delle assessore, anche fare alcuni passaggi importanti trattenendo io alcune deleghe. Io non mi sono voluto privare del grande lavoro che ha fatto Daniela Villani in questi mesi al Comune di Napoli, perché io le ho chiesto tra le varie cose di occuparsi della riqualificazione, soprattutto dell'aspetto del degrado e del decoro della città, e lei in pochi mesi ha saputo fare un bel lavoro sul territorio. E poi gli ho chiesto di occuparsi di una cosa di cui è stata sempre molto sottovalutata la rilevanza nella nostra città, che è il mare. E devo dire, lei ha cominciato a lavorare con un grande entusiasmo ed è per questo che con grande piacere ho apprezzato che lei abbia voluto accettare la mia proposta di rimanere nella collaborazione diretta del sindaco, che trattenendo io la competenza del mare, Daniela Villani se ne continuerà ad occupare anche nel futuro. Quindi Daniela Villani avrà la delega al mare. Poi, siccome in questi anni con la contrazione che c'è stato del numero degli assessori per legge e l'aumento esponenziale enorme di materie di cui ci dobbiamo occupare, perché poi questa città si occupa di tante cose e lo fa con convinzione, lavoro e sanità, per fare un esempio, dovrebbero essere due materie di cui il sindaco e l'amministrazione si dovrebbero occupare, e noi un po' per le lacune di altri, un po' perché cerchiamo di stare sul pezzo, ci occupiamo anche di quello. Quindi siccome non siamo riusciti ad avere un assessorato che si occupasse esclusivamente di pari opportunità e di tutto ciò che ruota attorno alle pari opportunità,
Questa è stata una delega che è stata egregiamente svolta sinora, però è stata molto spesso inserita in un assessorato in cui vi erano anche altre deleghe. Quindi ho fatto questo tipo di scelta, che ha anche un valore politico molto alto, perché il momento in cui il sindaco si trattiene pochissime deleghe, tra queste pochissime deleghe si trattiene quella alla pari opportunità, le politiche di contrasto alle violenze di genere, ai centri antiviolenza, vuol dire che vuole individuare una persona che si occupi esclusivamente di questo, con la guida politica ai massimi livelli da parte del sindaco. E ho voluto individuare anche qui un'altra donna, perché sono quattro donne gli ingressi, questa è un'altra cosa non casuale, voluta fortemente da noi tutti, perché riteniamo che le donne in questo momento possano dare un qualcosa in più, non se ne voglio di maschette, a cominciare ovviamente dal sindaco, che su questo è chiaramente rappresenta la categoria dei maschi. Però Simona Marino è stata una donna che ha fatto un lavoro davvero egregio come consigliera in quel mondo, e mi fa molto piacere che Simonetta abbia voluto accettare questa delega, che non è solo politica, come avete potuto leggere, perché pari opportunità è una delega politica, ma una delega piena di contenuti che può dare a lei, a noi tutti, un'azione amministrativa forte in cooperazione con gli altri, enti. Poi questo è un tema importante, perché mi fa piacere che ci sia stato il sostegno di tante amiche e tanti amici che vedo, qui presenti, perché questa è una città che nella lotta per i diritti ha fatto uno dei suoi tratti salienti, e c'è ancora tanto da fare. Quindi, siccome il lavoro ce n'è per tutti, ho cercato di equilibrare un po' tutto. Poi veniamo, dopo elencherò, farò chiaramente la lettura, perché ci sono delle modifiche in tutti gli assessorati, però mi voglio soffermare sulle due nuove entrate, che anche qui sono due donne, cominciando in ordine alfabetico da Maria D'Ambrosio, che è seduta alla mia destra e che avrà la delega con assessore al verde, alla qualità della vita, con delega verde della città, parchi e giardini, qualità della vita, decoro e arredo urbano, politiche di contrasto al degrado, terra e agricoltura, smart city e politiche energetiche. È una delega molto importante. Io credo che Maria e tutto il Partito dei Verdi hanno un'opportunità che forse non hanno mai avuto in questi anni, cioè insieme a noi avere un ruolo ancora più importante nel governo della città e rafforzare e migliorare uno degli elementi fondamentali per il benessere di una città, che è la qualità della vita, il verde, il decoro, le politiche energetiche, lo sviluppo sostenibile. Quindi è una grande sfida, e come tutte le grandi sfide non si sa come va a finire, però io sono assolutamente convinto della decisione che ho fatto. Non abbiamo nessuna incertezza, nessun tentennamento, né ci crea difficoltà politica che i Verdi sostengono il presidente De Luca nella regione Campania. La regione è una cosa, il comune di Napoli è un'altra, e se questo può facilitare la cooperazione istituzionale è un bene. Se non lo facilita, non fa niente, perché i Verdi fanno a pieno titolo parte di questa coalizione di maggioranza e da oggi ancora di più nel governo della città. Quindi avranno tutto il mio sostegno, perché è stato fatto tanto in questa città, è stato fatto tanto sulle... Forse è meglio che chiudo, sennò c'è una... Mancava Cimma, giunto, ci fai una cosa, chiudete un attimo. Non lo so, ci vuole un po' di... Sì. Abbiamo già fatto tanto nello sviluppo sostenibile, nel rapporto persone-ambiente nella nostra città, ma non c'è dubbio che si deve fare un salto di qualità, perché ripeto, noi non abbiamo raggiunto, lo voglio ripetere, un livello ottimale in modo oggettivo. Per noi il livello ottimale, a condizioni date, forse siamo più che ottimi per come abbiamo trovato la città e per la situazione economica con cui governiamo, ma è fuor di dubbio che la città non si trova in una situazione ottimale. Ecco perché noi facciamo questi cambi non per fare delle operazioni politiche, ma perché attraverso la politica migliorare l'azione amministrativa. Perché ricordiamocelo sempre, l'ho detto anche ai due amici che mi auguro che provvisoriamente si sono messi in un'ottica di opposizione costruttiva, prima che il Partito dei Verdi, il Partito degli Arancioni, il Partito dei Moderati, il Partito degli Estremisti, c'è la città non come lista, la città come città e come i suoi cittadini.
Cioè ci sono i cittadini, ci sono le persone che non ci giudicheranno in base a tu a chi appartieni o tu a chi appartieni. Se le cose vanno bene, i complimenti se li prendono tutti, fino anche l'opposizione. E quindi a noi questo piace poter dire, che nelle municipalità non è che si sta al fianco della municipalità della maggioranza e non di quella dell'opposizione. Per noi la città deve crescere tutta. Ecco perché bisogna, quando si siede qua, fare tra virgolette apparentemente un passo indietro come particolare, ma in realtà si fa un passo in avanti. Quando la moltitudine va avanti, anche il particolare avanza insieme alla moltitudine. Quindi Maria ha una delega importante, devono avere la giusta ansia, che l'ansia, come dire, è l'emozione del momento delicato, ma noi siamo una squadra e nessuno viene lasciato solo, nessuno viene lasciato in affanno, e in particolare chi entra avrà tutto il sostegno mio, di tutta la giunta e di tutta l'amministrazione comunale, che come ieri voglio ringraziare anche oggi. Poi abbiamo un'altra donna che è legata alla mia sinistra, che per lei credo che sia una sfida ancora più importante, perché mentre Maria ha un'esperienza, comunque è un avvocato, una donna impegnata in prima linea, tra l'altro una donna di periferia, come si dice, io non amo molto il termine periferia, comunque è una donna di barra, ha avuto delle esperienze anche in politica. Invece Alessandra Sardu, che sta alla mia sinistra, è una ragazza molto giovane, poco più di 30 anni, che con entusiasmo, con quel senso civico dell'appartenere a un'area politica, a un'esperienza politica, ha inteso offrire la sua disponibilità. E io ho chiesto a lei una delega a cui tengo molto, nel senso, a me non piace il termine legalità, che scompare dalle deleghe, diciamo, la termine legalità, è perché legalità dovrebbe essere l'azione di ognuno di noi, non è che l'assessore alla legalità, il depositario alla legalità, gli altri che non sono scritti legalità possono fare quello che vogliono. La legalità, l'abbiamo anche dimostrato, è qualcosa che va molto anche oltre il rispetto della legge, e quindi le ho voluto affidare a lei, che è avvocata, tra l'altro ha un'esperienza anche universitaria, ma anche, mi piace, se me lo consente, ricordare che anche lei viene da un quartiere di periferia, da Marianella, quindi questo è un altro segnale importante. Donne che sono nate e hanno vissuto anche in quartieri di difficoltà della nostra città, perché i nostri 4 anni futuri si vincono soprattutto nelle aree difficili della città. Questo è l'impegno rinnovato che io voglio chiedere alla mia giunta. Assessore alla trasparenza e all'efficienza dell'azione amministrativa, con delega alla trasparenza e efficienza della macchina amministrativa, centro unico degli acquisti, pubblicità ed affissioni, tutela dei consumatori, avvocatura, statistica, anagrafe, stato civile, servizio elettorale, protocollo, censimenti, informatizzazione, antiabusivismo edilizio, condono edilizio, cooperazione decentrata, cimiteri. Quindi un po' tutto il comparto legato all'azione amministrativa, alla legalità e alla trasparenza. Io abbiamo parlato io e lei, e prima di accettare ho chiesto se la sentiva, perché noi abbiamo anche una responsabilità quando affidiamo a una persona di 30 anni, così come fu ad Alessandra Clemente a 26 anni, quando dai delle deleghe importanti, non vogliamo certo farlo per mettere in difficoltà. E mi piace vedere entrambe, in Maria e Alessandra, l'umiltà, la determinazione, la passione e l'entusiasmo necessari per vincere questa sfida. Hanno avuto 2 deleghe molto importanti, anche perché devo dire, noi partiamo così. Mone, prima di leggere le deleghe, devo anche però dire che c'è qualche assessore che è un po' appesantito. Cioè, nel senso, ha delle deleghe, guardo te Enrico, perché insomma è una delega molto impegnativa, quindi noi partiamo in questo modo, poi vediamo, siamo una squadra, se dobbiamo riequilibrare col tempo riequilibreremo, però io per ora penso di aver raggiunto il miglior risultato possibile alla luce delle forze in campo e delle persone che sono qui presenti. In più voglio aggiungere che ho anche chiesto sul tema dei trasporti, che vivono un momento particolare, oltre al ruolo straordinario che il Consiglio Comunale sta facendo, in particolare col Presidente Nino Simeone, si deve dare anche una svolta maggiore su quello che è il trasporto pubblico non di linea per quanto riguarda i taxi. Ho anche chiesto a Ciro Langella, che è passato recentemente dall'opposizione alla maggioranza, di offrire nel coordinamento con l'assessore calabrese, con Nino Simeone e con tutti voi, un ruolo anche formalmente maggiormente incisivo. Quindi io mi riservo diritto alla pace, relazioni ed eventi internazionali, città metropolitana, comunicazione, poi autonomia della città, che ho affidato a Flavia Sorrentino, pari opportunità, politiche di contrasto alle violenze di genere e centri antiviolenza, che ho affidato a Simonetta Marino, mare,
che ho affidato a Daniela Villani. Raffaele Del Giudice viene confermato come vice sindaco, è presente qui vicino nel tavolo per rappresentare chiaramente tutta la giunta, che pur avendo un ruolo di vice sindaco, sapete che io ho una considerazione paritaria di tutti gli assessori e non c'è una visione gerarchica, quindi c'è il ruolo formale ma riconosciuto da tutti, che abbiamo voluto confermare per il lavoro importantissimo che Raffaele ha fatto come vice sindaco in questi anni. Delega ad ambiente, rifiuti, igiene della città, protezione civile, sicurezza abitativa, edifici storici, acqua pubblica e ciclo integrato delle acque, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Ciro Borriello, assessore allo sport e al patrimonio, con delega a sport e impianti sportivi, pubblica illuminazione, manutenzione e gestione del patrimonio, autoparchi, rapporti con il Consiglio Comunale, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Mario Calabrese, assessore alle infrastrutture e al trasporto, con delega a infrastrutture, lavori pubblici, mobilità, coordinamento grandi progetti, metropolitana, trasporto pubblico locale, parcheggi, strade, suolo e sottosuolo, porto, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Alessandra Clemente, assessore ai giovani e alle politiche giovanili, con delega a giovani e politiche giovanili, polizia municipale e sicurezza urbana, creatività e innovazioni, start-up, made in Naples, immagine, promozione della città, rapporti con le municipalità, toponomastica. Maria D'Ambrosio, assessore al verde e alla qualità della vita, con delega a verde della città, parchi e giardini, qualità della vita, decoro e arredo urbano, politiche di contrasto al degrado, terra e agricoltura, smart city e politiche energetiche. E mi auguro che con la terra si faccia quello che io prima ho detto per il mare, perché sono sempre due cose che vengono considerate marginali, ma io lo dico non per retorica, ma per grande convinzione politica, così come è stato per l'acqua pubblica. Mare e terra sono due grandi deleghe su cui mi auguro, con la creatività necessaria e la forza necessaria, si possa fare un grande lavoro. Gaetano Daniele, detto Nino, assessore alla cultura e al turismo, con delega a cultura, turismo, biblioteche e archivi. Roberta Gaeta, assessore alle politiche sociali, con delega a politiche sociali, inclusione, politiche per la lotta alle povertà e all'esclusione sociale, politiche per minori e famiglie, immigrazione e politiche di integrazione sociale dei migranti e tutela dei minori stranieri, nuove cittadinanze, politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti, assistenza dei minori diversamente abili, pianificazione e attuazione del piano sociale e sociosanitario, sanità e rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari, tutela della salute, tutela degli animali, beni confiscati, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Anna Maria Palmieri, assessore all'istruzione e alla scuola, con delega istruzione e scuola, l'assessore di più lunga durata, Anna Maria Palmieri, è l'unica che è stata assessore all'istruzione e alla scuola, con delega istruzione e scuola, asili nido, edilizia scolastica, diritto allo studio, lotta alla dispersione scolastica, integrazione e partecipazione scolastica degli alunni diversamente abili, BES, DSA e con cittadinanza non italiana, città dei bambini, progetti speciali per l'infanzia, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Enrico Panini, assessore al bilancio, al lavoro e alle attività economiche, con delega bilancio, programmazione economica, politiche di coesione e finanziamenti europei, investimenti e mutui, controllo della spesa, tributi, riscossione, lotta all'evasione, politiche per l'attuazione del piano di riequilibrio, politiche di valorizzazione dei beni immobili e politiche per il diritto alla casa, dismissione e assegnazione del patrimonio, politiche di direzione, coordinamento e controllo delle società partecipate di concerto con gli assessori competenti nei rispettivi settori, lavoro, personale, attività economica. Carmine Piscopo, ci sei? Carmine Piscopo, assessore al diritto alla città e beni comuni e all'urbanistica, con delega politiche urbane, spazio pubblico urbano e rigenerazione urbana, urbanistica, centro storico UNESCO, edilizia privata, edilizia pubblica, rigenerazione, valorizzazione e riuso sociale dei beni pubblici, beni comuni, democrazia partecipativa, neomunicipalismo, coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Alessandra Sardu, assessore alla trasparenza e efficienza dell'azione amministrativa, con delega trasparenza e efficienza della macchina amministrativa, centro unico degli acquisti, pubblicità ed affissioni, tutela dei consumatori, avvocatura, statistica, anagrafe, stato civile, servizio elettorale, protocollo, censimenti, informatizzazione, antiabusivismo edilizio, condono edilizio, cooperazione decentrata e cimiteri. Ripeto, io credo che è un buon equilibrio. Poi vedremo nei prossimi giorni se c'è qualche modifica da fare, la faremo. Abbiamo, per un motivo molto semplice, caricato un po' di più Enrico Panini, perché se le cose non vanno bene, Enrico Panini non è napoletano, quindi in realtà lui può scappare più facilmente rispetto agli altri, e oltre tutte le vertenze del lavoro
che si carica ogni giorno potrà scappare a Reggio Emilia con minor danni per la città. No, io credo che invece, io devo dire, raramente esprimo soddisfazione per il lavoro svolto, però voglio ringraziare tutte le forze politiche di maggioranza che hanno dato il loro contributo. Mai come in questo momento le opinioni, le idee e i suggerimenti sono stati utili e devo dire anche molto differenti, nel senso che c'è stata veramente una dialettica importante, quindi una decisione maturata con difficoltà ma con convinzione. Ritengo che la maggioranza sia più forte, che la maggioranza è fatta di numeri ma è fatta di coesione, e la coesione si vede nei momenti difficili, non si vede quando vai a prenderti gli applausi per strada perché la Cincinnati c'è un vento migliore rispetto a un po' di tempo fa. Così come io ho ben pesato le persone che mi sono state vicine durante il momento del sindaco sospeso, io sono in grado di pesare la squadra nei momenti belli ma soprattutto nei momenti difficili. Io sono convinto che noi da qui al 2021, nelle politiche, nelle europee, nelle regionali e nelle amministrative e poi nelle altre politiche che verranno, noi cresceremo quantitativamente e qualitativamente. Ne sono assolutamente convinto, perché con questa esperienza di sindaco noi siamo convinti che il 2021 non finisce, finisce sicuramente l'esperienza di Luigi De Magistris sindaco, ma da qui ai prossimi anni il progetto napoletano è un progetto che andrà molto avanti, nella convinzione di alzare al massimo la cooperazione istituzionale, ma di non cedere di un centimetro nel percorso di autonomia che secondo me ha fatto crescere tutti noi molto in questi anni, e anche le forze politiche tradizionali che ci accompagnano credo che hanno avuto anche loro nuova linfa nello sperimentare forme nuove di protagonismo politico. Io credo di aver detto tutto, se non quello di voler ringraziare molto gli assessori che sono rimasti, più o meno con le stesse deleghe, qualcuna diversa, stanno facendo un lavoro enorme insieme a me. In questi giorni di difficile decisione mi sono stati vicini, nessuno di loro è venuto a rivendicare o a chiedere qualcosa che non siano suggerimenti. Io mi sento particolarmente onorato di fare il sindaco della giunta che ho confermato, ovviamente della giunta nelle modifiche, ma anche molto con Daniela che vedo qua in prima fila e che con la quale mi lega un affetto politico, personale, ma anche di condivisione del progetto, che le parole che tu hai utilizzato nell'incontro che abbiamo avuto. Salvatore Palma, lo rinnovo anche oggi pubblicamente, mi auguro che possa rimanere con noi nelle forme che riterremo opportuni tutti insieme. Mi auguro anche di poter insieme a voi provare a riprendere quel filo spezzato con la città, perché Davide non posso dimenticare quanto lavoro positivo ha fatto con noi sinora, e anche Solombrino che ci ha accompagnato nella campagna elettorale e in questi quasi un anno di governo. Oggi però la sfida più bella, più entusiasmante, e mi auguro che riempia loro il cuore di grande passione per queste due donne che stanno vicino a me, Daniela e Simonetta un po' meno perché hanno già partecipato alla vita, quindi già sanno le gioie e le sofferenze, però immagino quanta sia l'emozione che hanno Alessandra e Maria oggi nel stare qui insieme a noi, perché fare gli amministratori della propria città io credo che non è una cosa che capita tutti i giorni, è una sfida che va vissuta con la giusta determinazione, senza l'ansia di prestazione. Nessuno pensa che domani voi con la bacchetta magica potete migliorare, ma quello che premia è il lavoro, la serietà, l'onestà, il far parte di una squadra e nel guardare la gente soprattutto come i principali interlocutori, con le critiche, le ansie, le speranze, le passioni, i vostri punti di riferimento prima ancora, se vogliamo, del sindaco, dei vostri partiti, delle vostre aree, dei vostri amici e dei vostri collaboratori, sono le donne, gli uomini, soprattutto i bambini e gli anziani che ogni giorno incontrerete per strada. Se riuscite a risolvere un problema, anche solo uno, durante la giornata, voi tornate la sera più carichi dentro, e poi io sarò sempre il vostro punto di riferimento. Come ho detto all'inizio di questa conferenza stampa, se si fa una cosa buona
è un lavoro di squadra, la responsabilità, indipendentemente che sono responsabile, come abbiamo ascoltato ieri in Consiglio Comunale, di tutte le cose negative che succedono in città, ma al di là di quello, se una cosa è negativa, non è andata bene, sappiate che nessuno vi lascerà solo, la responsabilità politica se la prende sicuramente il sindaco come guida di questa amministrazione. Inizia una nuova avventura in un solco già ben segnato di quasi 6 anni di amministrazione. Chiudo dicendo che oggi Napoli non è più declamata nel mondo per i rapporti tra camorra e politica e per le montagne di spazzatura, ma quello che ci chiedono: che sta succedendo a Napoli, che cosa accade a Napoli, qual è il segreto della città. E quindi ecco perché io oggi mi sento da una parte, come dire, amareggiato di lasciare dei compagni di viaggio a cui va una grandissima stima, ma anche molto carico perché so che abbiamo fatto insieme una scelta importante, coraggiosa, per una sfida che farà diventare Napoli e la sua amministrazione, la sua città e i suoi abitanti ancora più forte e credibile nel mondo. Grazie. Allora, non è finito perché credo che sia giusto lasciare la parola alle new entry. Comincerei da Maria D'Ambrosio e per poi passare ad Alessandra Santi. Maria, prego, qualche parola, quello che vuoi. Sì, aspetta, vai. Non c'è da dire moltissimo perché stamattina leggevo sul Mattino che già avevano riportato parecchie notizie, che sono un avvocato di periferia, abito a Barra ed esercito lì la mia professione. Voglio ringraziare il sindaco e il mio partito, tutti i Verdi, che praticamente mi hanno voluta dimostrare, diciamo, questa fiducia in questo viaggio abbastanza difficile che andremo a fare. Spero di essere all'altezza, di lavorare a fianco del sindaco, con la squadra del sindaco e con il mio partito, tutti, e in particolar modo praticamente con i due consiglieri comunali di Verdi, che spero siano al mio fianco affrontando questa delega, che certo non è semplice, parchi e giardini dell'intera città, ma anche come ho ascoltato pochi minuti fa, le aree degradate, che insomma è un lavoro abbastanza pesante. Speriamo di riuscirci. Bene, grazie. Per me è un grandissimo onore essere entrata nella squadra del nostro sindaco, verso cui nutro una grandissima stima e di cui condivido profondamente il progetto politico. Per me è un esordio in politica perché provengo dal mondo della ricerca e dell'avvocatura, ma mi impegnerò al massimo per mettere a servizio della città tutte le mie competenze professionali e tutto l'amore che ho verso Napoli. Spero davvero essere all'altezza della fiducia che il sindaco mi ha dato, assegnandomi delle deleghe e dei temi così importanti. Quindi grazie e spero che faremo un lavoro di squadra intenso e collettivo. Facciamo una bella foto, dai, facciamo una foto.